Buonasera, eccoci qui al nostro club 88. Come sapete spesso noi parliamo eh, di, eh, di professioni, di professionisti, in particolare dei geometri, del collegio eh, dei geometri, dei geometri laureati della provincia di Genova, che, eh, con la quale, col quale collegio noi collaboriamo ormai da parecchio tempo. Noi ci siamo a volte e a volte ci chiediamo anche questi geometri chi sono, come si muovono, come lo facciamo anche con altri professionisti, perché di fronte a queste figure che sembrano molto molto mh, pragmatiche, legati ai loro scrittori, a, insomma, ai loro calcoli, alle loro planimetrie. e Poi c'è eh, il geometra che ha anche eh, i suoi hobby, il, suo, il modo di occupare il suo tempo libero. E allora ogni tanto ci divertiamo anche a divagare un po' su questo scenario. Questa sera lo vogliamo fare perché è uno dei eh, geometri più eh, importanti. Questo collegio, perché ne fa parte, è un consigliere, ha un grande, un grande hobby, cioè quello della fotografia e soprattutto una fotografia legata alla nostra terra, alla nostra Liguria, in particolare alla, al, nostro, al nostro Appennino ligure. E quindi va alla ricerca di piccoli borghi rurali, di fotografo e insomma ci riporta eh, a quello che era un tempo questo scenario del nostro Appennino. Questo geometra, eh, fotografo di lusso si chiama Paolo De Lorenzi ed è qui con noi. Buonasera. Di accanto a De Lorenzi, ovviamente, che fa parte del consiglio del Collegio dei Geometri, abbiamo il presidente, che insomma, ha la fortuna di averlo a fianco, credo, più come geometra che come fotografo. Presidente De Lorenzi è un personaggio che, sì, anche punto... perché come fotografo, non valgo nulla, per cui averlo a fianco come <ride> fotografo. <ride> Come, no, geometra. come geometra insomma, diciamo che è molto bravo ecco come fotografo volevo capire adesso poi vedremo le sue bellissime fotografie che sono andate anche su tutti i giornali nazionali e anche internazionali su riviste specializzate sulla rivista del CAI è stato definito l'Indiana Jones del nostro appennino, perché? Eh, l'Indiana Jones <ride> se l'ha inventato la signora Bonometti <ride> del secolo, del secolo sì. ringrazio ancora perché mi ha dato la possibilità di andare di andare sul giornale. Però è un... questa passione proprio particolare, perché insomma è una passione, sì, sull'appennino, ma in particolare sulla ripresa e la ricerca di questi momenti borghi antichi, dimenticati. La passione è un po' la coniugare quella della fotografia con la... quella dell'escursione, che è la mia, una mia altra passione. passione. E quindi non sempre, ma a volte riesco a coniugare le due, le due cose. Quindi... La ricerca di questi posti, fare un'escursione e poi fare le documentarli tramite la fotografia. Allora, eh, noi abbiamo tutta una serie di fotografie e, e questa puntata guarda, vivrà proprio su queste immagini che sono, secondo me, di, una, eh, di un fascino straordinario. Ecco, incominciamo da questa. Qui dove siamo? Qui veramente? siamo a Campo, Campo Nevoso. Campo Nevoso. O Campo Venoso, Campo Veneroso, ho trovato diversi toponimi. Eh, il comune è Montoggio, quindi nel nostro Montoggio. Appennino. E questo cos'è? Eh, questo era un vecchio forno per fare per la cottura del pane, che probabilmente serviva all'intero all borgo. Era un borgo di oltre 30 case dove ci abitavano, mi sembra una ventina di famiglie. Ormai abbandonato completamente. Ormai abbandonato, come tanti che ho fotografato, diciamo a partire dal dopoguerra. Ecco. Sono Stati abitati gli ultimi paesi fino agli anni 60-65 e poi si sono, e poi sono stati progressivamente abbandonati perché ragazzi. la gente è andata in città. È andata perché la vita evidentemente certo. non era proprio. Ecco qui altri due casolari: questi cosa sono? Qui siamo invece nella Valle del Malvaro, è Arena Inferiore. Questo borgo è abitato forse da una persona durante il periodo estivo, una ci si arriva, Sì, una famiglia, una casa è stata abbastanza ristrutturata, lì c'è quello che rimane di una vecchia meridiana, ci si arriva qua con una strada, mentre prima in quello di prima Camponevodo ci si arriva solo con un sentiero, qua ci arriva una, una strada... Quindi dove siamo sterrate, in Valle vale Malvaro? Valle Malvaro. Comune Valle di Malvaro. Ah, Comune di, di Malvaro. Favale di Malvaro, Comune. È pensabile che poi tutto questo... Non venga, non venga rif, è difficile insomma. Eh, insomma che uno che ami per esempio vivere in questi ambienti, ma in questi scenari. Qualche, devo dire pi, qualche borgo, pian pianino si sta ripopolando, no. ma è, è pian difficile. È pian difficile, molto difficile. Andiamo avanti. Ecco Questa qui. è sempre arena, eh, arena inferiore è quella di prima, eh, lì al centro della fotografia c'è quello che rimane della chiesa. Della chiesetta c'era una piccola chiesetta. Eh, arena cos'è il borgo? Arena inferiore, è arena sempre inferiore. in comune di Favale di Malvaro, nella Valle del Malvaro. Vabbè, e questo... Questa potrebbe essere qualunque cosa, cioè qualunque posto diciamo. Mi piace cercare di fare al di là delle foto classiche panoramiche che poi dicono poco e niente. Cercare magari di, di comporre qualcosa, una gerla, i vecchi scarponi, i brucchini come si dice in genovese. Avano i broquin, I brucchini, quelli che avevano i chiodi sotto le, sotto ah, ecco. le suole e un fiasco di vino. Questa è una classica cucina. Qui siamo a Bousset, si chiama una piccola frazione sempre del comune di Montoggio, valle del Rio Feto. C'è una la classica cucina con quello che rimane, ovviamente, con Runfo, certo. che è quello che si vede là in fondo. Q in che anni saremmo? Eh, questo qui potrebbe essere del dopoguerra. Ah, del dopoguerra, comunque. Perché nel dopoguerra abitavano ancora, c'erano ancora. Hanno, persone era che ancora abit abitato fino al abitato. dopoguerra, con la classica stufa in Ghisa al centro della cucina, questa era la cucina, le, le pareti col classico colore turchinetto che si usava una volta. Uh -huh per dipingere le pareti. Ecco, fermiamoci un attimo su quella precedente, perché volevo chiedere una cosa, c'è scritto nelle tue, tu hai già delle ampie biografie, che eh, fai queste ricerche per capire come si viveva, ma anche per come si costruiva, quindi questo costruire si lega molto un po' all'attività del geometra. Eh? Eh, beh sì, eh, non è che si costruisse in maniera particolarmente diversa presidente. da quello che si costruisce oggi le case rurali, però, però eh, effettivamente è una cosa interessante anche capire un po' come, come costruivano, come, da dove prendevano i materiali, queste cose qua, insomma non era facile come ovvio, oggi ovviamente. Ma allora scusa, c'era geom il geometra che suggeriva questo tipo di... ma io credo di sì che ci fosse già... Fosse. Allora, beh, nel dopoguerra sì... Cinelli non c'era, non c'era ancora... non c'era ancora... Vabbè, dopo roba dopo la guerra, non quindi... magari ero era appena, nato. Eri appena nato però cosa ti suscitano queste immagini? Queste a me suscita molto la, topo la topografia, sì, la, la top fotografia. La fotografia... perché mi piacerebbe molto saperla fare, per cui invidio il collega De Lorenzi che riesce a mettere insieme queste fotografie, io ripeto sono, non, non sono capace, per cui mi piace soltanto vederle, riuscire a recuperare tra l'altro la memoria di questi posti perché poi la bellezza della fotografia a prescindere dalla veridicità del, dell'immagine insomma. Certo. però è quello di riportare, ritornare indietro nella memoria a riprendere quelli che potevano essere i passaggi storici per cui come viveva la gente all'epoca, cosa c'era Allora voi fate queste campagne come chiamate il mio territorio ecco, allora lo avevano il loro territorio queste persone, l'avevano scoperto lo amavano, lo curavano. Ancora oggi, cioè ancora oggi. Però oggi dire, perché oggi, con queste, la sì. Queste frazioni si sono perse per il semplice fatto che le comodità ormai sono, prevalgono su tutto. Per cui il fatto della buona vita, eh, noi, noi la ricerchiamo, però siamo coinvolti in un meccanismo tale che non riusciamo a farne a meno. Certo. Allora, rimanere fuori da quella che è la città, rimanere in, come dire. Raggiungere la nostra abitazione a piedi senza avere magari la possibilità di avere una strada carrabile, il riscaldamento, la distanza dai centri commerciali piuttosto che insomma da quelli che sono i servizi principali, la distanza dal lavoro perché prima la terra veniva coltivata, adesso è sempre meno coltivata. Per cui chi lavora, lavora non più nelle campagne ma in centro, allora la comodità di avere vicino il posto di lavoro e si perdono queste veramente queste figure incredibili di che, che fanno appassionare nel vederle perché uno c'è. Cerca... come è nata in te scusa questa voglia di andare a, questa, a buttarti in questi in, queste, in questi antichi burri questi... ma io ho fatto un ragionamento nel senso che io ho iniziato a fotografare che con la macchina fotografica con il rullino come, come molti Avevi tuo padre in una persona? Avevo mio papà che ma probabilmente è colpa sua se mi ha passato la passione alla fotografia. Ah. E devo dire che mentre prima eri obbligata a stampare le fotografie perché non potevi fare diversamente quando avevi il rullino perché se non stampavi le foto non sapevi cosa avevi fotografato. Adesso che abbiamo il digitale, tutti abbiamo una macchina fotografica o sul telefonino o sul tablet e tutto, tante foto poi ne rimangono nel computer, nella memoria del telefonino e nessuno le divulga, le fa vedere in giro, perché nessuno stampa più le fotografie, pochissimi stampano le fotografie. Allora il modo per dare visibilità alle fotografie qual è? Metterle su internet. Internet è un mezzo potentissimo, i social network sono un mezzo altrettanto potentissimo, io infatti ho caricato ho creato una pagina su Facebook che si chiama Paesi Abbandonati, dove ho caricato queste fotografie e devo dire che ho avuto un riscontro che neanche io credevo perché eh, tantissime persone mi hanno scritto questo, anche certo. dall'estero dicendo ma mi ricordo mio papà era emig è emigrato dalla Val Brevenna per certo. dire io adesso vivo in Argentina, mi fa piacere rivedere questi posti che non, diversamente non potrei vedere. Quindi è una divulgazione tra virgolette culturale, culturale certo. per riscoprire, o comunque far scoprire a quelli che magari non hanno potuto vederle o non hanno, potuto, o non hanno modo di arrivare in questi posti, questi, certo. questi, questi borghi. Insomma. Molto bene, allora fermiamoci un attimo per la reclama e poi proseguiamo col nostro Indiana Jones Reclame. Allora, stiamo facendo veramente questo affascinante viaggio attraverso l'Appennino Ligure, attraverso il collega eh, Paolo De Lorenzi, che ci racconta con queste meravigliose fotografie questi viaggi negli antichi borghi rurali del nostro entroterra. Eh, vediamo, abbiamo altre fotografie, vediamole perché sono, lo ripeto sempre, hanno un fascino straordinario. Ecco, qui cos'è un soffitto. questo? Uh, Questa okay. è la volta della chiesa di uh, San Ruffino di Cerendero. Madonna Sant'Appè. Qui siamo in Val Borbera. In Val Comunque Borbera. è sempre Appennino Ligure, okay. la parte diciamo piemontese del nostro Appennino. È una chiesa che è raggiungibile comunque con la macchina, perché è un paese abitato, uh -huh. ed è stata costruita immesso su una frana. È stata, è, è un po' di anni che stanno cercando di rimettere a posto, ma ci sono ancora dei bellissimi affreschi, ovviamente eh, dell'epoca, quindi certo. eh, non di pittori famosi, però hanno la loro fascino. Vediamo: avevamo visto quella, eccola qua. Qui è un altro: eh, questa è una, no? una, una delle tante cantina, stalle, cioè una, una cantina, sì, una stalla dove c'erano. Eh, qui siamo a Canate Marsiglia e siamo in Comune d'Avagna nell'Alta Val Bisagno. Ah, ecco. Mi piace ogni tanto fare delle composizioni con, con i pochi oggetti che ormai si trovano in questi posti, quindi i fiaschi, le bottiglie, i vecchi scarponi se si si trovano. Le tante, le tante certo. botti che si trovano in, a canate. Allora, queste persone come vivevano? Cioè, avevano terreni intorno. E Coltivavano. A Canate vivevano, hanno vissuto fino agli anni 60, perché era la giunta della corrente elettrica. Ah, ecco. E hanno vissuto fino agli anni 70. I tanti lavoravano in Porto. Partivano la mattina e ritornavano la sera. Alla sera. Facevano una, un sentiero che si chiama dei Mille Scalini, che portava dal paese di Canate fino a Prato. Da Prato prendevano l'autobus o l'omnibus o il filbus non so cosa ci fosse all'epoca, mm. e andavano a lavorare in Porto. Porto. E la sera facevano il percorso a ritardo cose che farle soltanto dirle oggi, certo, no. ma soltanto sì. dire mille scalini. Soltanto dire mille scalini, mille scalini. è una cosa veramente impensabile. Esatto. Eppure lo facevano. Lo Poi ovviamente intorno c'erano fasce eh, coltivate, ogni, ogni, ogni abitazione aveva la sua stalla con le, con le mucche, con la sua mucca, certo. tutti avevano una mucca. E coltivavano la vite c'era pieno, pieno di botti in queste cantine quindi, quindi evidentemente vino, lavoravano molto la vite, vite e c'era certo. molto, molto la cultura del vino andiamo avanti ecco questa e questo è un posto abbastanza eh, na nascosto si chiama Case Ascia, Case Ascia. E siamo nella valle del Rì del Noci in comune sempre di Montoggio Montaggio. È praticamente un fabbricato isolato. Ho letto da qualche parte che era abitato da uno che faceva il falegname. Il falegname. Che era un personaggio importantissimo allora perché ah, sì. eh, si facevano le finestre, si facevano tutto con. Certo. Questa è già una casa un po' più solida. è una casa già un po' più solida. Eh, siamo ai Casoni di Lomà in Alta Val Brevenna. Qui siamo a Davagna, no? No, siamo i, ai Casoni di Lomà in, in Alta Val Brevenna. Giugno, è, sì. un, eh, è un cascinale che veniva usato per la fienagione perché si esatto. trova su un un importante sentiero che sì, raggiunge l'antola siamo sotto il monte Antola dove ci sono delle, ancora tutt'oggi delle grosse praterie che erano usate per la e fine forse oggi ci abita ancora qua qualcuno, ci abitano forse. saltuariamente qualche uno durante il periodo estivo come è fatta bene si questa casa cioè come è fatta bene sicuramente su... stavano più in piedi queste case di quelle di, quelle di oggi <ride> di quelle fatte recenti. con tante tecnologie sicuramente eccetera. lì, ma soltanto il pensiero di come potessero Portare i materiali a quelle in quelli di slivello. Da già l'idea di quello che era. Ora vabbè, noi abbiamo davanti l'idea delle piramidi e dire no, vabbè, certo. come sono state, però scendendo ai nostri livelli, dico, pensare che oltre ai mille scalini uno li dovesse fare anche per portare pietre, per portare travi di legno. Mi portavano eccetera. il fieno. E qua veniva portato tutto a dorso di mulo o con dorso, le teleferiche. Le teleferiche. Perché le pietre le recuperavano sicuramente in zona, ma le tegole no. Eh già, eh già. <ride> le, le tegole le portavano sicuramente cioè. a dorso di mulo con delle teleferiche così come le altre cose andiamo cioè. avanti abbiamo altro mi pare ecco questo questo è un'altra un cucina <ride> Il classico turchinetto che si usava una volta per dipingere le pareti. Ah, ecco, c'è molto turchinetto. Sì, cioè. è, un, è un colore che si trova molto spesso in, molto queste, spesso. in queste cose. I divisori erano di legno perché chiaramente non si potevano fare di muratura perché costava e bisognava portare il materiale. Il legno si trovava sul posto, quindi si facevano, si facevano i divisori di legno e, e poi si davano questo colore turchinetto qui c'è una giacca Vabbè, questo è un particolare di una giacca appesa ad una porta che ho trovato ma poi queste persone parte. lavoravano e guadagnavano? vendevano il loro cosa, quello eh, che facevano? sì, loro Invece? diciamo i, compravano pochissimo, pochissimo. Eh, compravano sale per esempio perché era un elemento indispensabile per cucinare tutto uh -huh. ma poi mh, principalmente vivevano barattando, barattando quello che coltivavano, quello che producevano con, sono, certo, certo. con altre cose di prima necessità perché ovviamente Certo, avevano delle, non avevano le nostre esigenze. Certo. Andiamo, ecco, andiamo avanti, qui abbiamo un altro tavolo. Qua siamo di credenza. nuovo in una, una cucina con la classica credenza, la credenza. Eh, incassata, in, incassata nel muro, eh, dove venivano conservati i generi alimentari. I frigoriferi ovviamente non c'erano, perché non c'era la corrente elettrica. Quindi. Ed estate? Eh, si beveva calda. Ma io ci, uh, ci sono stati fonti. No? qualche fonti? C'erano tante neviere intorno ah, ecco. che conservavano il ghiaccio fino a, a primavera inoltrata. Però erano posti che non avessero, non è che avessero molti. Certo, questi ancora. Questo è questo un vedere. altro Runfò. Siamo qua siamo, mi sembra affetto affetto che è sempre in comune di Montoggio. Montoggio nella... C'è un inserimento però di un elemento nuovo. C'è un inserimento di un elemento nuovo, infatti il Presidente l'ha subito visto, sulla sinistra c'è un qualcosa fatto in cemento, mentre la prima parte è fatta in muratura, è il classico ronfo. Quello è l'elemento nuovo dove probabilmente c'era un vecchio lavello la Genovese, che non ah, c'è più ed ecco, ecco. è stato sostituito. Sono rimaste alcune piastrelle. Questa è una foto un po' più artistica, diciamo. È molto bella c'è un croco in primo piano, qua siamo, quella di prima era um, il Collo si chiama, mm -hmm. la frazione di, del comune di Favale di Marvolo, un di bellissimo paese tutto in pietra. E questo invece c'è una ruota, che cos'è questo? Questo è l'altra cosa che vado a ricercare, cioè i vecchi mulini. I vecchi mulini, anche questi? Eh, ce ne sono ancora molti, anche se non potrebbe non sembrare, questo è il mulino di Alpe di Vobbia. Poi questo via. ci ho messo molto a trovarlo, ah, sì, cioè, eh? l'avevo visto subito ma non, non sono riuscito a trovare molto facilmente l'accesso. La, questo è un altro mulino, invece questo qui è il mulino di Mareta. Questo era della famiglia di Edoardo Banchero. Esatto, qua è, tutta un, è, stato, è stato pubblicato su questo, su questo mulino un articolo sulla Casana che è la rivista della Carigia sì. di Paolo Giardelli. Che è un cultore Era di storia sul torrente. è eh. sul, eh, sul Brevenna, Brevenna lì ancora, sì, ci sono ancora tutti gli ingranaggi in legno, è molto bello. Questo ecco invece b... è il mulino di Vigogna, Vigogna. che non potrebbe Andava anche, potrebbe su anche non salice. essere un mulino, ma c'era una bellissima bici, bici, quindi non potevo non fotografarlo. Certo. Questa è Noci, qua siamo in, vicino a Montoggio, quello là in fondo è, sono le Alpi liguri innevate, ecco qui, questa è la chiesa invece di, eh, di Reneuzzi, che siamo, siamo nella Val Borbera, Reneuzzi. nella Valle dei Campassi, sempre Reneuzi. Questo casa, è un no? famoso, eh, una casa con perimetro semicircolare. Sì. Era stato fatto semicircolare perché sì. la casa era, era in, un, in un incrocio e il fatto di avere un semicircolare permetteva ai carri di girare più agevolmente. Fantastico e qui guardate, ancora ah, questa, altre foto questa è, è una cosa eccezionale, eccezionale. una volta in, tutto in pietra con un pilastro circolare sempre in pietra è una stalla, ci si vede benissimo la mangiatoia là esatto. in fondo questa è una vera opera d'arte la, cana la canaletta in fondo per la raccolta dei quami dove c'erano le mucche Anche il presidente Piccinelli questa Dobbiamo... è una delle cose veramente belle. più belle che adesso il prossimo, il prossimo viaggio? il prossimo viaggio rimane sì, da, sempre da noi insomma ma eh, in Appennino dire... c'è ancora tanto da scoprire, tanto da scoprire. Sì. il problema è che la stagione adesso non aiuta perché eh certo. eh, la stagione per fare queste foto è l'autunno e l'inverno adesso iniziano a esserci, tanti, adesso a esserci tante adesso dovrai impegnarti invece foglie, come quindi. geometra io farei una lo grande sì. mostra alla sede del collegio di queste cose sarebbe molto interessante Unirebbe dobbiamo un farla po'. Senza eh, anche dal punto di vista poi del modo di costruire di allora e quindi collegarsi con l'attività del geometra. Va bene, dobbiamo fermarci. Io penso di aver fatto un bellissimo, una bellissima puntata dedicata a queste immagini straordinarie di Paolo De Lorenzi, che ringrazio molto, mi Grazie complimento come fotografo, ma ovviamente anche come geometra. Presidente, complimenti per avere insomma, un personaggio così nell'ambito del collegio. Eh. Noi riprenderemo nelle prossime settimane invece a parlare molto di una grande figura che abbiamo lanciato, che è il geometra del mare, di cui parleremo, mi pare che le cose stiano andando molto bene e inizieranno i corsi Luis. fra settembre e ottobre, ma ne parleremo. Grazie allora Presidente Piccinelli, grazie complimenti grazie a, a Paolo De Lorenzi. Grazie a, a tutti. Grazie a voi, arrivederci.